Ciao a tutti, oggi vi mostro la casa che stiamo costruendo a Mozzo in provincia di Bergamo. Si tratta di una casa a due piani in legno e paglia di circa 180 metri quadri, una casa dotata di piscina all'esterno. Oggi vi faccio vedere, dopo 2 giorni di cantiere, a che punto siamo. Abbiamo completato la posa di tutto il piano terra. Andiamo a vedere qui, vi mostro quella che sarà la cucina, sala pranzo, vedete, sarà un ambiente molto alto. Qui abbiamo invece la zona notte, una camera col bagno là dietro, lì abbiamo una centrale termica, qui la scala, il legno che porta su al piano primo con le camere e qua vedete che bello il solaio in legno vista già posato, strutturale, in modo da poter consentire poi l'uso del piano sopra. Andiamo a vedere il dettaglio importante e interessante della parete, questa qui. Eccola qua. Come vedete, la parete è composta dalla prima parte strutturale in cemento armato, la radice in larice, un legno molto duro e compatto, e poi il modulo vero e proprio che è questo, con all'interno la paglia, 32 cm più il pannello strutturale che è questo, che va a formare il modulo dell'involucro della parete. Ecco, qui ad esempio abbiamo ricavato una finestra orizzontale nella cucina per guardare all'esterno, sempre fatto in legno e paglia. Allora, la particolarità di poter utilizzare questi moduli, oltre alla velocità e alla facilità, è la pulizia poi anche del cantiere, le alte prestazioni dei moduli, perché sono comunque delle pareti che alla fine del lavoro avranno una trasmittanza di 0,11, perciò una trasmittanza molto bassa. E qui all'interno ricordiamo che abbiamo la paglia in tutti i nostri cantieri. Appunto, per prevenire pericoli oppure inconvenienti, la paglia è sempre all'interno della parete e non si vede. Chiaramente, una volta costruita la casa, andremo poi a realizzare la finestra della verità nel punto in cui preferiscono i committenti, però in cantiere, vedete che è un luogo dove chiaramente si lavora. A volte anche con velocità per produrre più velocemente possibile la casa, la paglia viene appunto tenuta all'interno della parete. Ecco, qui dentro non potete sentire, ma c'è un buonissimo profumo di legno, e vedere tutto questo legno anche per i committenti è comunque una bellissima sensazione, perché cominciano già uno a respirare quell'aria che avranno durante la vita all'interno della casa, e due cominciano anche a vedere quello che è il loro investimento. Già in 2 giorni riescono a percepire il lavoro che è stato fatto per questa casa. Qui sotto abbiamo i pezzi, i moduli della copertura che poi erano messi qua, e man mano poi vi aggiornerò sull'avanzamento dei lavori di questa bellissima casa naturale che stiamo appunto realizzando qui a Bergamo per questa famiglia. Vi saluto e ti ricordo mia casa naturale in paglia, la trovi su edificidipagliaitalia.com. Ciao da Nicola Pretti, da questo bellissimo cantiere.